Benvenuti in un nuovo video e oggi voglio darvi un suggerimento per gli acquisti. Tra le cose, è un suggerimento che mi è venuto in mente grazie appunto a un regalo che ho ricevuto per Natale. E oggi voglio parlarvi appunto dei NanoBlock. Prima di iniziare, solamente vi ricordo di mettere mi piace, commentare, condividere e iscrivervi, tutte cose che possono aiutarmi a crescere. E inoltre, voglio anche ricordarvi del mio negozio online, ovvero www.bnad.it, link sotto in descrizione. Se vi interessa, date un'occhiata. Detto questo, appunto, iniziamo a parlare dei nanoblock. Che cosa sono i nanoblock? In realtà la cosa è molto semplice, ovvero nanoblock, blocchi piccoli, mini, in poche parole. E sono praticamente un set di costruzioni molto simile alla Lego, ispirata palesemente alla Lego, che semplicemente hanno fatto, diciamo, il loro cavallo di battaglia il fatto che sono piccolissimi. E inizialmente io scoprii questi nanoblock circa 5-6 anni fa quando ero in Giappone in vacanza. Infatti, in uno dei giorni andammo a Ginza, il quartiere dello shopping di lusso di Tokyo, e si entrò, cioè perlomeno io entrai in un negozio di giocattoli per vedere com'era fatto, e all'interno trovai appunto questi Nanoblock, e trovai appunto proprio questo qui e altri diciamo, Pokémon all'interno di questi pacchettini con marchiati appunto Nanoblock, che appunto diciamo potevi prendere per pochissimo in realtà, non per tanto, tipo 5 euro, 6 euro, una cosa del genere, e potevi costruire appunto i tuoi personaggi, i tuoi mostriciattoli tascabili preferiti e tenerli appunto in bella vista in camera tua. Quindi decisi di prendere questo Pikachu qui, così per dire, bah, per provarlo, quando sono a Lucca lo provo a costruire, e rimasi in realtà molto molto contento una volta costruito qui a Lucca. Infatti il set, come potete vedere, è molto molto dettagliato per essere comunque una figurina molto piccola, potete vedere, cioè mi sta in mano, questa qui tipo è alta 3-4 centimetri e larga 3-4 centimetri, insomma, non è molto grande, però appunto grazie al fatto che il set è composto da blocchi molto piccoli, appunto nanoblock, si riesce ad avere dei dettagli abbastanza buoni nonostante appunto la piccolezza del tutto, ecco, e quindi appunto rimasi abbastanza contento. Negli anni successivi, poi qui in Italia, sono riuscito a recuperare un altro paio di set di nanoblock. Tutte e due, diciamo, della loro collana architecture, quindi quelli, diciamo, legati a strutture. E l'ultimo che ho preso, appunto, per Natale è stato questo, ovvero la pagoda a 5 piani, ispirata, diciamo, comunque al coso giapponese. La cosa che volevo dirvi, in realtà, che volevo suggerirvi, è il fatto che alcune di queste costruzioni vengono messe in palio, in regalo, in poche parole, con i punti della Fidati dell'Esselunga. Quindi, volendo, uno può utilizzare questi punti per prendere un set che normalmente costerebbe un pochino. Io penso che questo set qui a normale costi sui 50 e qualcosa euro, e appunto prenderlo gratuitamente, tra virgolette, perché comunque i punti Fidati hanno un valore. Grazie a questa cosa qui. E infatti io questo set qui l'ho preso in questo modo qui, in poche parole, grazie a punti Fidati, abbiamo preso questo set e me l'hanno regalato per Natale, perché comunque sanno che mi piace, e quindi appunto secondo me è venuta una cosa molto simpatica. Lo sto costruendo ora, quindi non è ancora finito, però sta venendo molto bene e mi sto divertendo molto a costruirlo. A differenza, diciamo, dei set Lego che hanno una struttura che è abbastanza stabile sin dall'inizio, i set del Nanoblock sono un pochino meno stabili. Ci sono appunto, soprattutto tipo in questi qui, tipo i punti di giuntura, tipo che sopra la coda e il corpo principale, sono molto facilmente staccabili, come potete vedere, senza troppa fatica. Però comunque in strutture tipo queste, inizialmente sembra molto facile che si possa rompere, però più pezzi metti, in realtà più la struttura si rinsalda da sola, e quindi viene alla fine una struttura abbastanza forte, ecco. Naturalmente, tra le altre cose, appunto, essendo piccoli pezzi, dovete avere uno spazio dove poter costruire questa cosa qui, e dove potete sapere che nessuno vi viene a toccare i pezzi, non ve li fa perdere, perché comunque sono veramente veramente piccoli, e se le perdete non le ritrovate sicuramente, perché c'è, cioè, per esempio, ho qui un sacchettino dei pezzi che devo ancora attaccare. Vi faccio vedere quanto è grande un pezzo da un blocco, in poche parole. Quindi,
Questo è un blocco della Nanoblock. Lo riuscite a vedere? Questo è un blocco di Nanoblock, quindi se lo perdete non lo ritrovate. E quindi appunto se avete magari dei bimbetti piccoli o comunque degli animali che potrebbero saltarvi sul tavolo, fate questa costruzione quando non c'è pericoli, diciamo, di questo genere, perché potrebbero veramente sparire. Un pezzo della Lego, anche quelli diciamo un pochino più piccoli, è un pochino più facile recuperarlo. Questi qui sono veramente piccoli piccoli e non li ritrovi, ecco, perché poi soprattutto questi qui tipo con i colori grigi che magari per terra vanno in un angolo nel buio non li vedi mai più. E quindi niente, il video in realtà era proprio questo, diciamo, volevo suggerirvi di acquistare Nanoblock appunto e dirvi che c'è la possibilità di prenderli grazie all'Esselunga. Sono molto simpatici, in conclusione, sono molto simpatici da costruire, sinceramente, molto molto divertenti, e tra le cose hanno in realtà molti di questi personaggini qui, quelli della Nanoblock, quindi se non vi interessa prendere questa struttura qui, potete trovarli, in alcuni negozi ce l'hanno in Italia anche, non tantissimi, ma ora iniziano ad esserci parecchi negozi che ce l'hanno, e appunto questi Nanoblock sono veramente molto simpatici perché comunque sono piccoli e potete mettere ovunque nella vostra stanza, nella vostra casa, comunque non occupano tanto spazio, però sono evidentemente riconoscibili come la persona che stanno cercando, cioè comunque il personaggio che stanno cercando di rappresentare, cioè questo qui uno lo vede e lo capisce che è un Pikachu, nel senso non occorre troppo lavoro. E in realtà so che ci sono anche tipo personaggi di One Piece e probabilmente anche personaggi di altre serie famose comunque in questi ultimi anni. Non sono sicuro al 100%, ma so che negli anni sono usciti altri personaggi di Pokémon, oltre a quelli che vidi al tempo appunto nei negozi in Giappone, e altri personaggi di One Piece. Quindi se vi interessa, sinceramente io darei un'occhiata se vedere se c'è qualche negozio vicino a voi, o se no casomai online, nel senso, come sempre, meglio acquistare da un negozio, anche un negozio online, diciamo. Poi se è Amazon è sempre lì pronta ad aiutarci nel caso. E quindi, appunto, secondo me veramente vi darei un'opportunità. Se avete punti fidati, sinceramente vi consiglio di prendere questo con i punti fidati. Non so fino a quando ci sta, nel senso, non so fino a quando è disponibile il set, però penso fino a maggio, una cosa del genere. Comunque c'è un po' di tempo ancora. E devo dire, appunto, che secondo me è molto simpatico da costruire. Mi sto divertendo molto. E certe cose non mi ci è voluto soltanto un giorno, perché io il problema con le costruzioni è che le prendo e in un giorno le finisco. Invece è 2 o 3 giorni che ci sto dietro, non sto andando molto veloce, però prendo il mio tempo e mi sto divertendo. Detto questo, appunto, vi ho detto tutto. Fatemi sapere qui sotto nella sezione commenti se per caso avete già costruito alcuni nanoblock, oppure se invece non l'avete ancora mai costruiti, non avete magari neanche mai sentito parlare. Fatemi sapere qui sotto nella sezione commenti. E poi naturalmente mettete mi piace, condividete il video, iscrivetevi, tutte cose che possono aiutarmi a crescere. E infine, naturalmente, vi ricordo il mio negozio online, dove purtroppo non ho nanoblock, però ci sono altre cose molto fighe, se volete dare un'occhiata. E niente, ah vabbè, certo c'è il link qui sotto in descrizione del negozio online. E niente, come dicevo, ci si vede la prossima volta, che non so quando sarà, perché mi sa che la prossima volta cade sul fine dell'anno, quindi non so se farò il video, però nel caso vi dico buon fine anno, buon inizio dell'anno nuovo e niente, buona giornata.